Siamo ritornati, siamo nel corso del secondo tempo ad offrirvi le immagini gestite da Paolo Gorgi, la voce che vi giunge è quella di Claudio Baroni per seguire questa seconda giornata di campionato tra la Marca Futsal che veste la maglia rossa in questa occasione contro la formazione cagliaritana della Crocchias Cagliari, ospite qui al Pala Mazzolovo. Seconda giornata del campionato 2010-2011 con la Marca che ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0 e per merito delle realizzazioni di Patias, nuovo acquisto da questo campionato della formazione in maglia rossa. Giocava lo scorso campionato, lo ricordiamo, con la formazione della Monte Silvano, e poi il secondo gol dal capitano Wilhelm dopo 10 minuti e 44, quindi circa a metà del tempo del primo tempo. Un primo tempo che ha visto per buona parte la Marca pressare e chiudere l'avversario nella propria metà campo, avversario che adesso ha iniziato questo secondo tempo con più veemenza. Provane proprio questo tiro che abbiamo visto di Giubaschi in questi attimi. Giubaschi che nel corso del primo tempo è stato quello che ha impensierito di più la porta difesa da Miraglia, andando a colpire ben un palo e una traversa nel corso delle poche incursioni che la Cagliari ha fatto in avanti. Vedremo in questo secondo tempo come volgerà la partita, se la Marca baderà più a controllare gli avversari magari incrementando il risultato, o se punterà decisamente a chiudere prima del termine la partita andando a segnare e realizzare ulteriori gol, naturalmente di fronte agli avversari del Cagliari che sicuramente non ci staranno in questa situazione, cercheranno di fare quanto possibile in questi ultimi 20 minuti che mancano al termine di questa gara per cercare di prima pareggiare, eventualmente portare a casa un bottino pieno, ma i conti si fanno solo alla fine. Vediamo intanto Wilhelm che prova un lancio bellissimo in mezzo di pochi millimetri, la palla sfiorata dalla testa di Patias, sarebbe stato un pallone imprendibile per Redivo, fortuna ha voluto che la palla ha solamente sfiorato la testa di Patias ed è finita fuori campo. Ottima comunque l'azione sviluppata tra il capitano e il neo acquisto della Marca, ottima questa azione, un preludio a quello che potrà magari essere un'altra azione così che ci auguriamo porti a un'altra segnatura. Intanto Duarte è servito da Belsito, Duarte guarda attorno, poi serve Wilhelm, Belsito per Wilhelm, Wilhelm glielo restituisce ancora il pallone da quest'altra parte per Duarte, avanza superando metà campo, poi trova Belsito dall'altra parte, Belsito avanza, palla al piede, poi dà indietro a Duarte, Duarte gira per Patias, prova a liberarsi e doveva girarsi per andare proprio alla spalla della porta, ma si fa anticipare dal giocatore maglia blu che poi serve il pallone a un compagno lanciandolo lontano, ma purtroppo finisce lo stesso fuori dalla linea laterale. Era il numero 3 Zancanaro, anche l'unico ammonito Cavalcante è l'unico ammonito, quello con il numero 9 del primo tempo. Redivo sul pallone, va a riprendere il gioco dando a Zancanaro, Zancanaro gira il pallone che non gli ritorna per effetto di questo lancio impreciso da parte del compagno Cavalcante. Belsito, Wilhelm, Duarte lancia lungo e poi la testa di Zancanaro a dare la palla al proprio portiere. Wilhelm serve indietro Miraglia, sventa questo possibile attacco della Cagliari. Belsito prova a ripartire, subisce una gomitata in faccia dal numero 9 Cavalcante, quindi viene fischiato dal signor Malferra di Rovereto questo fallo, che si incarica di battere Wilhelm. Indietro per Belsito, alza la testa per Duarte, Duarte, Patias, ancora Duarte, Belsito, Patias, dall'altra parte sulla linea c'era piazzato Duarte che riceve per due volte la palla, poi la gira per Wilhelm da quest'altra, fanno girare il pallone cercando di aprire la difesa avversaria, poi finisce per salire indietro Miraglia,
po' rischioso questo tocco con la suola. C'è fallo commesso da Wilhelm su Gibanski, che a terra ha battuto a terra con la testa, probabilmente nella caduta. Quindi un fallo per parte in questo secondo tempo. Gibanski ancora a terra, che si tiene la testa. Ci sarà punizione, qualche discussione con l'arbitro. Chiedono i giocatori del Cagliari di andare più avanti a battere la punizione stessa. L'arbitro invece è fermo nella posizione in cui deve essere battuto il pallone. Adesso porta gli avversari, ovvero i giocatori locali, i giocatori della marca, alla distanza a cui devono posizionare la barriera. Barriera formata da Patias, Wilhelm, anzi Patias si allontana in questo momento. Barriera a due, bella parata di Miraglia su un tiro centrale di Gibanski, insidioso ma centrale. Miraglia in bella deviazione plastica, pallone che è finito fuori lateralmente. Chiamano un altro pallone per riprendere il gioco. Provvedono a farlo arrivare il pallone direttamente l'allenatore Tiago Polito, allenatore della marca. Finisce con un nulla di fatto questa azione del Cagliari, quindi giocatori in maglia rossa che possono ripartire. Marca in possesso di palla, partendo dalle mani di Miraglia. Duarte con un pallone scodellato a Wilhelm, che non riesce a controllarlo e a fermarlo a terra. Regala una rimessa laterale, ma Duarte subito ruba palla al portatore avversario e costruisce una nuova azione d'attacco. Wilhelm ha molto spazio davanti a sé, va al tiro, non è preciso il suo tiro, riceve lo stesso gli applausi del pubblico, ma di un metro e mezzo abbondantemente fuori dalla sinistra della porta difesa da Redivo. Pallone che ancora staziona lì dalle parti della sua porta, e nonostante la ripresa del gioco prova con un lancio lungo, la palla finisce poi per servire la formazione dell'avversario, supera se stesso Miraglia, che va ad opporsi con il corpo al tiro di Eder Rufine, e quindi sventa questa azione. Complimenti anche a Miraglia, un'ottima scelta di tempo, è uscito sull'avversario sventando questa occasione. Avrebbero potuto accorciare le distanze e quindi riprendere vigore i giocatori del Cagliari. Da morale anche un'azione come questa. Viene messo a terra Cavalcante, proteste da parte di Wilhelm, mentre c'è l'arbitro che sta richiamando Cavalcante. Ricordiamo, Cavalcante è il giocatore che è stato ammonito nel primo tempo. Comunque hanno guadagnato questo fallo sul pallone Rufine e Zancanaro. Rufine si allontana, Zancanaro da quella posizione proverà di sinistro a mettere la palla in porta. Così c'è una deviazione con i piedi di Bertoni, quindi corner che viene battuto prontamente. Si fa portare via il pallone dai piedi Cavalcante, sarà ancora comunque calcio d'angolo, se ne incarica Rufine di batterlo. Rufine, Zancanaro era andato in mezzo, per lui era questo pallone, ma viene deviato di nuovo in corner. La palla adesso da alcuni secondi è lì staziona tra la porta e il calcio d'angolo della marca, finché poi sbagliano gli avanti del Cagliari e può ripartire Miraglia con il pallone tra le mani. Appena glielo faranno ritornare, è uscito fuori dal terreno di gioco. Entra Nora nel frattempo al posto di Wilhelm. Bertoni, bel sito ancora Bertoni, bell'uomo Bertoni. Nora gira dall'altra parte, Belsito nel frattempo stava portandosi in avanti, finisce fuori dalla linea laterale il pallone. Riprende Zancanaro, posizionando lo stesso e dandolo a Gibanski, che gira immediatamente dall'altra parte per Rufine. Rufine con un pallonetto restituisce di precisione la palla a Gibanski, poi ci mette il piede Bertoni e lo devia fuori dalla linea laterale. Sta cominciando a pressare un po' di più il Cagliari, a portarsi in avanti. C'è questo tiro di Gibanski,
sbagliato però la mira, sbagliata la mira, finisce col tirare abbondantemente fuori, addirittura quasi vicino alla linea laterale. Miraglia può riprendere, contrastato Bellomo da Rufine, palla ancora, anzi no, l'arbitro, il signor Ilotto di Trento, dice che sarà Bertoni che potrà battere questa rimessa laterale. Quindi Marca ancora in possesso di palla, giocano a pochi centimetri dalla propria porta i giocatori in maglia rossa, adesso lo spostano il gioco in avanti, ma lascia scorrere il pallone stesso il portiere Redivo. Azione adesso a centrocampo con Nora. Nora invita i compagni a portarsi in avanti. Bertoni. Bertoni Bellomo, ancora Bertoni che riesce ad arrivarci un attimo prima di Giubaschi e a trattenere la palla, a dare la palla ai propri compagni, quindi continuare questa azione spalla a spalla tra Giubaschi e Belsito. Il pubblico rumoreggiava per l'ingresso del numero 8 Muñoz. Intanto cade Bellomo, non c'è fallo. Asker su Bellomo, l'arbitro dice che non c'è fallo, i due comunque si danno la mano. Palla al Cagliari, Redivo lancia lateralmente, non riesce a controllare Muñoz. Fasi un po' confuse di gara in questo secondo tempo, sono trascorsi già 5 minuti e 50 secondi con la Marca in vantaggio per 2-0. Belsito, Bellomo, Bertoni, Bellomo, ancora Bertoni, Nora. Bellomo fa una finta molto bella, ricevendo anche gli applausi del pubblico e anche di Bertoni, che era un passo più indietro forse nella rincorsa, quindi non ha fatto in tempo ad arrivare a raggiungere quel pallone che Bellomo aveva fintato per lasciarlo scorrere su di lui. L'avrebbe liberato in un corridoio che lo avrebbe portato direttamente alla porta avversaria. Così non è stato. Rimaniamo a raccontarvi quello che invece è, ovvero Belsito contrastato da Muñoz, a proteste anche da parte della panchina per questo tocco. Non ci è sembrato di ravvisare ci fossero gli estremi per un fallo e gli arbitri in effetti non hanno fischiato. Probabilmente dalla panchina avranno visto in modo diverso. Belsito, Bellomo, palla che è uscita, indica la direzione di battuta a favore della Marca e la signor Ilotto. Belsito da a Nora, riprendendo il gioco poi Bertoni, Nora, Belsito, Bertoni restituisce il pallone, Nora che adesso è tutto solo, cerca e trova Bellomo sulla fascia destra, Belsito che va al tiro ma trova il piede di Cerutti a impedirgli e a bloccargli l'effetto del tiro stesso. Guadagnano una rimessa laterale i giocatori della Marca. Nora lì che attende il pallone per riprendere il gioco stesso. Bertoni subito al tiro, la palla viene stoppata dai difensori del Cagliari e poi alla fine allontanata fino ad arrivare la stessa nelle mani del portiere Miraglia. Bellomo contrastato dal numero 2 Asker, il capitano della formazione in maglia blu. Tanto tempo sta trascorrendo, sono trascorsi già 8 minuti abbondanti nel corso di questo secondo tempo. Marca ancora in vantaggio per 2-0, Patias e Wilhelma i realizzatori. Redivo dà il pallone a Asker per far riprendere il gioco. Ripartono da fondo campo sostanzialmente, poi questo lancio lungo ma molto impreciso finisce fuori lateralmente, voleva servire Serzigno ma Nora Miraglia con i piedi da Belsito. Belsito alza il pallone cercando di servire Bellomo che scuote la testa lamentandosi del passaggio impreciso.
ancora Marchi davanti, pallone che finisce alle stelle tra il pubblico, si provvede a recuperare lo stesso per poi darlo ai giocatori. Vediamo di capire se si attende l'arrivo di quel pallone o l'ingresso di un altro. Viene fatto entrare un altro pallone, è ripartito Nora, bel sito, Bertoni ancora, Nora, fanno girare molto velocemente la palla ai giocatori in maglia rossa. Alla fine la numero 2 a Scherra interrompe questa trama per buttare il pallone fuori dalla linea laterale all'altezza del centrocampo. Bel sito comunque, Nora, Bertoni, erano partiti nel primo tempo i giocatori in maglia rossa, ovvero la marca, con una veemenza, una pressione nei confronti degli avversari molto forte, che ha portato poi a trovare i varchi giusti per realizzare due reti. Adesso si è poco calmata, uno scontro tra Bellomo e Redivo in questa palla lanciata in mezzo, un'ottima occasione per la marca, si scusa Bellomo con il portiere, e adesso Bellomo che va al tiro e striscia il palo, sarebbe stato imprendibile anche questo pallone, tocca il palo esterno della porta e finisce fuori dalla parte destra della porta difesa da Redivo. Quindi occasione da segnare a Bellomo. Intanto Cagliari che guadagna una rimessa laterale, la batte Sasigno, Asker, e c'è il tiro di Muñoz direttamente tra le mani di Miraglia, era stato anche smorzato il tiro stesso. Bertoni deve trovare lo spazio per girarsi, lo trova, poi va al tiro ma non c'è la precisione necessaria, non nello specchio della porta, e quindi il pallone finisce fuori. Intanto si agita in panchina l'allenatore Diego Poda, l'allenatore cagliaritano, sta seguendo, sta dando indicazioni ai propri compagni. Cagliari a battere questa rimessa laterale che è quasi un calcio d'angolo, palla in mezzo, Muñoz prova a cercare di deviarla, non ci arriva sul pallone, ci arriva prima un giocatore in maglia rossa, quindi sarà ancora un calcio dalla rimessa laterale. Non va al tiro ma prova un passaggio in mezzo Cerutti, non c'era nessun compagno a seguire l'azione. Intanto Wilhelm, un'entrata fallosa questa, è entrato a gamba tesa, un gioco pericoloso nei confronti dell'avversario. Già battuta la punizione con la palla che colpisce il palo, rimane lì davanti alla porta di Miraglia, un pericolo corso dalla formazione di casa. Il gioco era stato ripreso da regolamento completamente valido, qualche protesta da parte di Tiago Polito, l'allenatore della marca, perché ha detto non ha fischiato signor arbitro, invece il regolamento prevede che con lo stesso fischio si conceda anche la ripresa del gioco stesso. Intanto c'è il numero 11 che subisce fallo da Patias, c'era tutto questo fallo, il numero 11 Cerutti ha subito questo fallo, c'era tutto, ci stava tutto, e sono quindi tre i falli commessi dalla marca contro solamente uno commesso dalla formazione cagliaritana, che adesso fruirà di questa punizione che viene battuta direttamente in mezzo da Rufine, viene respinta, guadagna quindi una rimessa laterale, trova un varco tra le gambe degli avversari, il tiro di Cerutti. Vediamo, gli arbitri hanno fischiato, proteste da parte del pubblico, c'è punizione, c'è la munizione al numero 5 Sergigno, ammonizione per questo fallo, dicevano invece che sarà buttato, i giocatori della difesa della Cagliari, ma è Sergigno che è stato ammonito per questo fallo a 9 minuti e 37 secondi nel corso di questo secondo tempo.
Duarte sul pallone, la barriera schierata a mezzo metro dalla porta, Patias appoggiato al palo dietro al portiere, il portiere che esce con le ginocchia, respinge il tiro di Duarte senza troppa convinzione, forse oseremmo dire, questo tiro. Duarte che adesso va sotto la nostra postazione a battere questa ripresa dalla linea laterale. Nora Wilhelm è forse il giocatore che ci crede di più in questa gara, c'è il palo, prova Duarte, c'è la gamba dell'avversario. Un altro, stavamo dicendo di Wilhelm, che forse è quello che sta dimostrando di crederci di più nella voglia, nel cercare il risultato in questa gara, magari anche un'altra realizzazione personale. C'è stato uno stupendo palo, forse avrebbe meritato qualcosa di più, ma ci sta anche questo nel calcio a 5. Controlla Duarte, il passaggio molto forte fattogli da Nora. Wilhelm ancora si guarda attorno, non c'è nessuno qui dalla palla, la tiene, poi finisce con la restituirla a Miraglia, che fa ripartire Nora. Patias, Duarte, Wilhelm, Duarte ancora indietro per Wilhelm che gira per Nora, Nora in mezzo per Duarte. Nora si è fermato per il fallo che a suo dire aveva subito. Intanto addosso direttamente a Miraglia è il numero 3 Zancanaro, forse qualche fallo in più sarebbe stato da fischiare. È andato a vuoto, è andato a vuoto.